benvenuto al nostro incontro, buonasera a tutti. E cominciamo con il problema del giorno. Anche oggi nella nostra provincia la malattia del Covid va abbastanza bene. Abbiamo avuto soltanto due nuovi contagiati, uno a Bomarzo ed uno a Viterbo. Nessun contagiato a Montefiascone, ma la situazione da noi è preoccupante perché, contrariamente a qualche dato che è stato dato nei giorni scorsi, in Montefiascone non è mai stato free. C'è stato un disguido di comunicazioni per cui alle ore 14:25 di oggi a Montefiascone ci sono 4 malati in quarantena domiciliare. Quindi, come vedete, la nostra città ancora è attanagliata dal virus. Questo che cosa significa? Prestare attenzione, evitare assembramenti, portare la mascherina ancora per questo poco tempo che ci è rimasto di farlo. Quindi, però stiamo tranquilli perché abbiamo guariti in continuazione. Oggi ne abbiamo avuto un altro di guarito, ma oltre questo sono ancora 4 quelli che sono in quarantena domiciliari, perché abbiamo 786 contagiati, 745 guariti, 37 decessi e quindi 4 persone. E la settimana è andata abbastanza bene, la somma dei tamponi a livello provinciale ha raggiunto i 169.047. Detto questo, che non è confortante, dobbiamo dire che la Regione ha provveduto a un finanziamento di 600.000 euro per gli spettacoli all'aperto tra le bellezze del Lazio. E guarda caso, in queste bellezze del Lazio purtroppo non rientra Montefiascone. Infatti qui dice la Regione: continuiamo a investire nella promozione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale, storico del Lazio, anche attraverso il teatro, la musica e la danza. Esce oggi il nuovo avviso pubblico regionale di 600.000 euro per il sostegno a questi progetti volti alla valorizzazione del patrimonio. Il bando sostiene spettacoli, concerti, festival, rassegne e performance in grado di promuovere le tante bellezze del nostro territorio, rafforzarne la visibilità, ma anche animare la vita culturale e sociale delle comunità locali. Comunque le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo: spettacolo dal vivo @regione.lazio.legalmail.it entro le ore 23 del 19 luglio, che sta alle porte. Poi, come sapete, oggi è passata la miglia nel nostro territorio, o meglio, nel nostro bacino di territorio. E è per la prima volta che questa grande manifestazione automobilistica nazionale ed internazionale per gli equipaggi che vi partecipano e che fa rivivere tempi lontani del periodo difficile del dopoguerra non interessa la nostra città. All'epoca, i primi anni del dopoguerra, fu un sollievo per la nazione tutta ed un simbolo di rinascita. Oggi è memoria storica ed al tempo stesso ci richiama tanti valori che speriamo non si perdano mai nella notte dei tempi. Essa, come vi dicevo, non è passata per Montefiascone, contrariamente a qualcuno che ha scritto su qualche portale informatico che alle 17:50 poteva vedersi a Montefiascone. Non è vero nulla, sono tutte fake news. E quindi la carovana veniva da Laurelia, è passata per Tuscania, quindi Marta, poi per la strada della Commenda ha raggiunto Viterbo con un giro nella città per Piazza del Comune, dove è stato dato il timbro di controllo. Quindi un giro su Piazzale del Duomo per ritornare al grande parcheggio di Valle Faulo, dove è stata consumata una cena fredda. La lunga carovana delle auto storiche d'epoca è stata preceduta da circa 100 meravigliosi modelli prodotti dalla storica e gloriosa Casa Italiana di Maranello,
fondata dal mitico grande pilota Enzo Ferrari, dal quale poi queste macchine hanno preso il nome ed hanno il marchio. Noi con questo dagli studi di Scatto Matto vi salutiamo, un cordiale saluto, e Alex ci manda la sigla.